Giornata di semifinali per il tennis Napoli Cup. Alle ore 10 la prima partita vede sfidarsi Giannessi contro Volandri, a seguire Starace contro Guez. È una mattinata di grande tennis. Noi ci siamo e seguiremo gli incontri. Con Alessandro Giannessi, primo finalista del trofeo Banco di Napoli. Allora una partita equilibrata, ma alla fine hai superato in volata Volandri. Sì, sì, è stata una battaglia oggi e alla fine sono uscito vincitore, sono felice. È stata una partita molto dura oggi. Domani presumibilmente Starace? Sì, ci alleniamo insieme anche con un po' Tito, quindi diciamo ci conosciamo bene, mi fa piacere comunque giocare qui a Napoli con lui. Da una città di mare come La Spezia a Napoli, uno scenario incantevole, che ne pensi? Assolutamente, qui è bellissimo questa zona e quindi la città mi è sempre piaciuta, ho già fatto una finale qui, quindi sono felice di questo. Cosa è mancato per non essere in finale? Una condizione fisica migliore, io tutta la settimana che arranco, oggi con questo caldo, una partita così lunga, sono arrivato alla fine che ero stremato, ho avuto comunque la chance di portarla a casa, è stato bravo lui, quindi faccio complimenti, in bocca al lupo Alessandro. Livorno e Napoli, sempre mare, sempre tennis. Sì, sì, chiaro, io poi qui sono quasi di casa perché ho giocato tanti anni il campionato per Capri, ma giocavamo qui a Napoli, quindi insomma mi sento a casa, infatti mi dispiace un po' non aver raggiunto la finale proprio perché ci tenevo particolarmente, però ce l'ho messa tutta. Un'ora e 10 e sei in finale. Domani una sfida tutta italiana in un incantevole scenario, la tua città, Napoli. Sì, diciamo che era tanto tempo che non giocavo così bene e soprattutto che non giocavo 4 partite di fila dopo tanti infortuni. E invece ora contento perché ho giocato un bel tennis per tutto il torneo e domani c'è la mia quinta finale qui a Napoli. Spero di tornare a vincere. Una giornata storica dal Giro d'Italia al grande tennis a chiudere stasera con la palla a nuoto. Napoli ancora centrale e protagonista nello sport. Sì, come sempre, Napoli è una grandissima città, merita tutto questo. 3 eventi importantissimi, quindi ce li stiamo godendo tutti. La prima giornata vede il trionfo di Giannessi contro Volandri che si è imposto 7-6, 5-7 e 7-6 dopo 3 ore di intenso gioco sotto un sole cocente, mentre solo 1 ora e 10 Starace chiude liquida la pratica Guez vincendo 6-1 e 6-4. Domani grande finale di Napoli Tennis Cup ore 11.